Sì, è importante. RC Auto Napoli Virtuosa. È uno scandalo che a Napoli si paghino le tariffe assicurative più alte d'Italia, anche quando non si fa mai un sinistro, e questo accade perché c'è un sistema criminale che ruota attorno ai falsi sinistri. Il Comune di Napoli non voleva essere spettatore, anche se non è una materia di nostra competenza. Attendevamo un intervento di chi doveva, tra l'altro anche il governo, su questa materia. Noi abbiamo stilato invece una convenzione con compagnie di assicurazioni che vogliono investire da questo punto di vista, e si ha da un lato un intervento sulla legalità, scatola nera, contrasto ai falsi testimoni, convenzioni con le officine autorizzate, uno stop a pagamenti che vengono ritenuti sempre necessari in una prima fase agli avvocati, e dall'altro un abbattimento sensibile delle tariffe delle assicurazioni, un precedente importante, il primo credo in Italia da questo punto di vista. Il vero furbo è chi non è furbo, chi si comporta correttamente nei confronti della propria comunità merita un trattamento migliore. Il Comune lo dimostra, quindi non chiacchiere ma fatti, lo dimostra con una convenzione che vale per quella maggioranza di napoletani che si comporta correttamente e che adesso avrà la possibilità di praticare con la Contea dal 2 di luglio delle tariffe meno care, non ancora le tariffe uguali in tutta Italia, ma comunque tariffe a tre cifre, tariffe di 700-800 euro in molti casi. Anche con un sinistro si arriva a 850 euro, quindi nessuna mazzata finalmente sui cittadini.